Io sono un po' forse in tanti, ci siamo ritrovati con storie strane con cui fare i Strane, sì. conti. Per esempio, a me era capitato in famiglia Troppo. che mia nipote ha avuto la maestra positiva al Covid un certo giorno e ovviamente i genitori si aspettavano una comunicazione ufficiale che non è mai arrivata. Allora, come sorella è medico, fa fare il tampone a tutti. Anche perché avevamo un altro problema a casa con mio padre che non stava bene, doveva essere operato, quindi volevamo essere un po' tutti riparati. Però questo per dire che la maestra positiva al Covid un giorno, il giorno dopo mia sorella va a fare il tampone alla nipote, la comunicazione arriva il lunedì successivo dicendo che do avrebbe dovuto fare un tampone e lei ha detto: ma guardate che il tampone gliel'ho fatto fare da un centro abilitato Covid. Fa no, lo deve fare lo stesso. E uno dice: ma perché dobbiamo, se è certificato? Allora le rispondono: sì, allora va bene, se è certificato, ok. Altre 24 ore di silenzio. Dopo un po', intanto nessuno controlla i figli di questa scolaresca, ok? Perché non è arrivata alcuna È comunicazione una ufficiale. follia, ragazzi. Dopo un po', quindi dopo 4 giorni da quando scoprono la maestra positiva alla Covid, arriva la comunicazione retroattiva per cui sono tutti in quarantena. Cioè, Va allora, bene, è la le commedia dell'assurdo. ATS... Scusami un attimo, Sì. Gianluigi, perché dovevo mostrare anche un'altra cosa. Quelle code lì allembiate vicino a Monza, code chilometriche per gli studenti e i professori, quindi i tamponi legati alla scuola, che si vanno a fare i tamponi. Sono giorni che li mostro, nel frattempo mi arriva tra le mani in questo momento un'agenzia che leggo veramente con gli occhi sbarrati. Vittorio De Michele, l'ho avuto ieri in trasmissione, direttore dell'ATS di Milano, ci dice che secondo lui ormai ci si contagia facendo la coda per il tampone. Che dire? Allora, Paolo Ma Mieli scusa, finalmente mi... Mirta, posso dirti una cosa velocissima? Dimmi. Ma perché, per esempio, non abbiamo utilizzato le strutture militari e il personale militare? Voi sapete che abbiamo anche Che tra i l'altro sono nostri militari bravissimi, che Ancella di Roma fanno un lavorano e lavoro operano nella pazzesco. pubblica. Sì, ma lavorano e operano nella pubblica, cioè nella sanità militare, che sono un'eccellenza, sono utilizzati molto anche all'estero. Abbiamo ospedali militari Non lo che so, comunque Gianluigi, ci sono funzionano tante ancora. cose che non capisco in questo momento.